in questo numero di Turismo Magazine. Nel 2023 aumentano le imprese del settore. Turismo organizzato, ottimismo per il 2024, ma pesa il caro prezzi. Roma, nuova luce per la cripta di Sant'Agnese in Agone. In uno scenario economico caratterizzato da inflazione, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici, il saldo 2023 per le imprese italiane resta positivo, ma non per tutti gli ambiti di attività. Oltre il 70% delle 42.000 imprese registrate in più negli ultimi 12 mesi, infatti, opera in soli tre macro settori: le costruzioni, il turismo e le attività professionali. È quanto emerge dai dati Movimprese sull'andamento della demografia delle imprese nel 2023, elaborati da Unioncamere e Infocamere sulla base del registro delle imprese delle Camere di Commercio. Il più dinamico in termini di crescita imprenditoriale è il comparto delle costruzioni, che, nonostante l'incertezza sulle prospettive dei bonus legati al mondo dell'edilizia che ha caratterizzato il 2023, alla fine dello scorso anno ha contato 13.541 imprese in più rispetto al 2022. Bene anche le attività professionali, scientifiche e tecniche, trainate da un boom della consulenza aziendale e amministrativo-gestionale. Anno positivo anche per il comparto della vacanza e delle attività immobiliari. I settori più tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese. Per il commercio il 2023 si è chiuso con una riduzione complessiva di 8.653 attività, coinvolto in particolare il commercio al dettaglio. Segno meno anche per l'agricoltura e la manifattura. Il 2024 parte con ottimismo per il settore del turismo organizzato, malgrado alcuni elementi persistenti di preoccupazione. L'indagine di FTO, Federazione Turismo Organizzato, di Confcommercio, presentata durante la Convention 2024 dell'Associazione a Malta, evidenzia come, su un campione di circa 200 operatori aderenti, il 45% ritenga che l'anno in corso andrà meglio del 2023. Solo uno su cinque, invece, si aspetta un peggioramento. Tracciando un bilancio delle festività appena trascorse, il 39% afferma che il periodo natalizio ha visto un miglioramento rispetto all'anno precedente dal punto di vista del giro d'affari, mentre solo il 29% crede sia andato peggio. Agenzie di viaggi e tour operator segnalano tuttavia un approccio diverso da parte del cliente nel post-pandemia. In particolare, per la maggioranza degli intervistati, il viaggiatore è più informato, esigente e richiede servizi personalizzati. Il 38% osserva che è aumentata la richiesta di sicurezza e quindi di servizi assicurativi aggiuntivi. L'inflazione pesa e per un quarto degli imprenditori del turismo organizzato, i cittadini che viaggiano si orientano di più verso opzioni a basso costo. Tra le motivazioni che fanno guardare al futuro con ottimismo si segnalano la fine delle paure legate al Covid, il ritorno alla voglia di viaggiare, per qualcuno una migliore organizzazione aziendale o il boom di prenotazioni già in avvio di anno. Mentre tra le note negative pesano soprattutto il caro prezzi, la compressione dei redditi delle famiglie e la difficile congiuntura geopolitica. Nuova luce su un gioiello storico e artistico nel centro di Piazza Navona, a Roma. Dopo aver attraversato quasi 20 secoli di storia, la cripta di Sant'Agnese in Agone, recentemente restaurata, è al centro di un nuovo progetto di illuminazione artistica e architettonica donato dal gruppo We Build. L'iniziativa ha permesso di restituire alla cripta la sua atmosfera intima e suggestiva grazie a un complesso gioco di luci e ombre. La chiesa sorge sul luogo in cui, secondo la tradizione, nel 305 d.C., la dodicenne cristiana Agnese subì il martirio durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano. Il progetto di illuminazione, ideato dalla società Fabertecnica e seguito dalla Soprintendenza Speciale di Roma, punta a valorizzare le caratteristiche spaziali, architettoniche e artistiche della cripta. La tutela delle opere è assicurata attraverso l'impiego di LED, sorgenti prive di emissioni UV e a bassa emissione di calore, nel rispetto delle normative. La donazione rientra nell'agenda cultura di WeBuild. In Italia il gruppo sta realizzando 10 grandi progetti infrastrutturali in cui è impegnato in stretta collaborazione con le soprintendenze nella salvaguardia e valorizzazione di beni archeologici ritrovati, come per la linea metro C, sempre a Roma.